L'Argentina di Scaloni vola con la nuova coppia del gol Icardi-Dybala. I due bomber rompono finalmente il maleficio in maglia albiceleste e rubano i riflettori a Mendoza, dove l'Argentina replica il successo sul Messico di 5 giorni fa. Sono loro a decidere la sfida al Malvinas Argentinas con una rete in avvio e un sigillo nel finale, dopo la staffetta avvenuta a 10 dal termine apre il nerazzurro, a segno all'ottava presenza con una gran giocata dopo poco più di un minuto, chiude il bianconero all'85 alla 18 apparizione con l'aiuto di Simeone. E adesso, complice la mancanza di candidati di peso, cresce il partito di chi vorrebbe la conferma di Scaloni, forte di 4 successi in 6 partite alla guida dell'albiceleste. Desktop minore di spend plus uguale notification / spangazzetta cher x link copia embed copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Prime gioie, fulminante l'avvio della selection nel segno di Maurito, partito titolare nel 3-4-3 insieme alla mela e mezza. Passati 70. Icardi è stato bravo ad appoggiare sulla mela per farsi trovare pronto al momento del passaggio di ritorno controllo a seguire di destro, movimento a rientrare tra due difensori e sinistro vincente sul palo più lontano. Una perla, quella di Icardi, festeggiata da tutta la squadra e applaudita dal pubblico. Il repentino vantaggio ha messo le ali alla selection, capace di dominare l'avversario e sfiorare il raddoppio per 4 volte nei primi 20 apostrofo, con la mela in mezza protagonisti di 2 tentativi ciascuno larghi di un soffio. La partita è scivolata via senza che il Messico fosse capace di affacciarsi nell'area argentina per quasi un'ora. Poi l'abbondante sequenza di cambi che ha fatto saltare gli equilibri e 2 ghiotte occasioni per il Messico sventate dal nuovo entrato Gazzaniga, 26enne portiere del Tottenham. Solo un sussulto da parte del tricolor, perché l'Argentina partita con ben 8 cambi rispetto all'11 di 5 giorni fa ha ripreso a macinare nel finale, rinvigorita dagli ingressi di Paredes, Lo Celso, Simeone e Dybala. Proprio questi ultimi hanno costruito la strepitosa azione del raddoppio su ispirazione del solito, partito da lontano sulla corsia sinistra prima di servire la Hoya, a sua volta bravo a farsi trovare a centro area e bucare Corona con un tap-in di sinistro. I protagonisti, il primo a complimentarsi per i guizzi dei due bomber è stato Scaloni, felice perché due giocatori importanti come Icardi e Dybala si sono sbloccati. Da qui in avanti, ha assicurato, daranno molte gioie ai tifosi. Il nerazzurro e lo juventino tornano così carichi dopo gli impegni con la nazionale, pronti ad affrontare il tour de force che li attende nel prossimo mese tra campionato e Champions. Il gol mi mancava, sono contento che sia arrivato, ha ammesso Icardi. A fargli eco Dybala, che ha ringraziato i tifosi per il grande affetto e le manifestazioni di appoggio. Mi sono tolto un peso, da adesso spero di essermi sbloccato.